Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Venerdì della quarta settimana di Quaresima, il Papa ha voluto dedicarla questa giornata alla misericordia. Ed è stato chiesto qualche giorno fa dalla Conferenza Episcopale Italiana che i vescovi si rechino presso i cimiteri per pregare per i defunti. Perché questo invito? Perché sappiamo che in questo periodo non è possibile celebrare i funerali nelle nostre parrocchie. I defunti vengono portati al cimitero e lì il parroco fa l'ultima raccomandazione, il commiato e benedice la salma dei nostri cari. Per questo voglio dedicare la preghiera e la riflessione di questa mattina ai nostri defunti. Alle ore 10 andrò al cimitero di Cerignola per pregare per coloro che sono morti in questo periodo, sia nella nostra diocesi, sia in tutta la nostra Italia, e manifestare così non solo un atto di pietà nei confronti di coloro che ci hanno lasciato, ma anche il cordoglio per coloro che li stanno piangendo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Con le parole del Salmo 41 ci affidiamo al Signore, sapendo che Egli è la nostra vita e la nostra salvezza. E con tutti coloro che affidano la loro vita a Dio, diciamo anche noi. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa, essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le parole del Salmo interrogano il Signore. Perché, Signore, perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? E qui il nemico è la malattia che tante persone stanno subendo sulla loro terra. Ci rivolgiamo al Signore con gli interrogativi più profondi. Dov'è il tuo Dio? Dicono i miei avversari, e sembra quasi di riascoltare la voce di tante persone che in questo momento stanno perdendo la speranza e dicono a chi crede: dov'è il tuo Dio? Il nostro Dio, noi lo crediamo, è accanto a noi e soffre con noi, vive la nostra stessa sofferenza. E di fronte al mistero della morte, quella che ci tocca più da vicino, la morte dei nostri cari,
Noi vogliamo ancora lasciare che sia la parola di Dio a illuminare la nostra esistenza. Questa parola sia la lampada che risplende in una maniera più luminosa oggi, accanto ai nostri cimiteri. Accanto ai nostri cimiteri ci sia la lampada del nostro affetto, ci sia la lampada della nostra preghiera e quella della nostra speranza, tutte alimentate dalla parola del Signore, che nel Vangelo secondo Giovanni ci dice: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno». È bello che sul frontone della cappella comunale del cimitero di Cerignola, come in tanti comuni, è scritta una frase: «Resurrecturis», a coloro che risorgeranno. Non è semplicemente una dedica fatta a coloro che ci hanno lasciato, è un'affermazione di fede. Mentre preghiamo per loro, mentre deponiamo un fiore sulle tombe dei nostri cari, noi sappiamo che andiamo ai resurrecturis, cioè a coloro che risorgeranno. Penso in questo momento a coloro che hanno perso negli ultimi giorni una persona cara. Magari non hanno potuto abbracciarla perché le misure di sicurezza così necessarie non permettono di avvicinarsi, ad esempio, ad un degente che si trova in ospedale. Penso a coloro che hanno perso una persona cara e non hanno potuto vivere i funerali come avrebbero voluto, circondati da parenti e amici. Cari fratelli e sorelle, non temete, ciò che è più grande è il mistero della risurrezione, della vita in Dio che ci accoglie nelle sue braccia e che in Gesù Cristo ci promette che risorgeremo. Ci consoli questa speranza e alimentiamo la nostra fede con la preghiera e con il ricordo. Sarà bello oggi pregare più volte per i nostri cari, magari mettere nell'angolo della nostra casa che abbiamo adibito al luogo di preghiera per la nostra chiesa domestica un'immagine di coloro più cari che non ci sono più e sentirli vicini nel mistero della comunione dei santi. Anche quest'oggi voglio accostare alla parola di Dio una pagina di letteratura. Faccio riferimento sempre al romanzo dei Promessi Sposi. In questo tempo di peste del nostro tempo ovviamente, ci parla di pietà, ci parla di carità e ci parla anche della pietà verso i defunti. C'è una pagina indimenticabile, molto delicata, che si trova al capitolo 34 dei Promessi Sposi. Alessandro Manzoni descrive una madre che porta la sua bambina sul carro che i monatti usavano per portare i cadaveri nelle fosse comuni, purtroppo. I monatti erano gli addetti alla raccolta dei cadaveri, gli appestati che nessuno voleva toccare. Loro avevano superato il problema della peste e quindi avevano una certa disinvoltura. A volte non avevano nessun ritegno, né nei confronti dei vivi, né nei confronti dei morti. Erano dei prezzolati, delle persone che certo non accompagnavano alla tomba i defunti per sentimenti di pietà, ma semplicemente, ecco, per interessi economici, senza nessun controllo.
Manzoni descrive questa madre che porta la sua bambina di 9 anni sul carro e nelle parole che Alessandro Manzoni descrive vediamo tutta la pietà che noi siamo chiamati in questo momento e sempre ad avere verso i nostri defunti, la pietà che è segno dell'affetto nei loro confronti, ma anche della nostra umanità. Ascoltiamo il Manzoni. Scendeva dalla soglia di uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna, il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta da una gran passione e da un gran languore mortale. Quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre, con un abbandono più forte del sonno, della madre che, se anche la somiglianza dei volti non ne avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Anche quest'uomo, senza scrupoli, si ferma davanti alla pietà di una madre, alla pietà verso i defunti. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «No», disse, «non me la toccate, per ora, devo metterla io su quel carro. Prendete», così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò, «promettetemi di non levarle un filo d'attorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così». Il monatto si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il suo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come sul letto, ce l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole: «Addio Cecilia, riposa in pace». E poi continuano le parole della madre e la descrizione. Ho voluto leggervi questo brano perché dice tutto il rispetto, tutta la pietà nei confronti dei nostri defunti, quella che oggi siamo chiamati ad esprimere, quella che io esprimerò a nome di tutti voi, a nome di tutta la Chiesa diocesana, qui al cimitero di Cerignola, ricordando davvero tutti i defunti della diocesi. Non mi recherò presso il cimitero di Ortanova per rispettare il più possibile le nuove norme, ma sarà alle ore 11, Don Allegretti, il cappellano del cimitero di Ortanova, a pregare per tutti i defunti di quella città e dei reali siti. E vogliamo in questo momento pregare per tutti i defunti della diocesi dicendo: «L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda per essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen». Preghiamo per tutti coloro che sono morti di coronavirus, soprattutto nella nostra zona, nella nostra diocesi, e coloro che conosciamo e che sono morti
nelle zone più provate da questo terribile morbo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda per essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Non manchi ogni giorno con la nostra preghiera, con la nostra riflessione, la preghiera anche per i nostri defunti, soprattutto per quelli che chiudono gli occhi in questi giorni a causa di questo terribile morbo. La nostra pietà sia pari al nostro affetto e alla nostra fede, e la nostra pietà guardi al Cristo crocifisso e risorto, che dice: chiunque crede in me avrà la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ci animi sempre questa dolce speranza. E ci affidiamo, come ogni mattina, alla Madonna di Ripalta, chiedendo di intercedere per tutta la nostra diocesi perché cessi la pandemia. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove al ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta riva dell'Ofanto, ove siedi pietosa comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo quaggiù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Santissima Salute degli Infermi, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio da Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Prima della benedizione voglio ricordarvi che questa sera alle ore 18 il Papa ci invita a pregare con lui. Su TV 2000 e penso anche su qualche canale della RAI sarà trasmessa la preghiera da Piazza San Pietro. Il Papa pregherà davanti all'Eucaristia esposta in una Piazza San Pietro vuota della presenza fisica delle persone, ma certamente piena della presenza orante di quanti sono in comunione con Lui in questo momento. È la giornata dedicata alla misericordia e quindi mentre questa mattina preghiamo per i nostri defunti, dedichiamo la preghiera e la riflessione di oggi pomeriggio in unione con il Papa a invocare la Divina Misericordia e a chiedere anche il perdono dei nostri peccati. Il Papa concede l'indulgenza plenaria a coloro che parteciperanno al momento presieduto da lui. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a